Ragazzi, buon anno! Finalmente siamo nel 2013, ci siamo lasciati indietro il 2012 che non so voi, ma è stato ricco di gioie, di dolori, di difficoltà, ma anche di cose bellissime contemporaneamente. Comunque, per esempio, cosa bellissima l'apertura del canale che appunto come vi ho detto mi sta dando tante soddisfazioni, spero anche a voi, visto che interagite sempre di più, visto che sì, ci sono sempre più discussioni e quindi sono molto contento. Tra l'altro, se avete una passione, vi consiglio di aprire un canale perché io ero molto scettico su queste cose e invece, appunto, grazie a voi, sono molto contento. Poi, però, in realtà, no, adesso che ci penso, se aprite un canale anche voi, se siete su questo canale, siete appassionati di profumi, se aprite un altro canale di profumi, oh mio Dio, no, poi entriamo in competizione. No, ovviamente sto scherzando, anzi. I pochi che hanno aperto questo stesso tipo di canale negli Stati Uniti sono tutti lì che si aiutano, che fanno congregazione, che si, come dire, fanno video insieme. Infatti adesso li contatterò per dire anche io sono da solo, voglio fare un video con voi, anch'io voglio partecipare. E, però vabbè, comunque, a parte questa intro, sono molto contento. Che parta questo nuovo anno, vi dicevo che ho deciso di cercare di rendere il tutto ancora più interattivo, invitando delle persone, quindi magari qualche volta vedrete qualcuno seduto su questo divano insieme a me a dare il proprio giudizio sulle fragranze. Siamo ancora nella carrellata dei legnosi e quindi partiamo subito con Red Vetiver. Questo profumo di Montale è stato molto discusso per la sua somiglianza a livello di architettura con Terre d'Hermès. Vi dico subito le componenti che ho rilevato, tra l'altro non dal sito di Montale che in questo momento è chiuso, lo stanno rimettendo a posto, è possibile solo acquistare i profumi sul loro sito attualmente, però su altri siti che utilizzo di solito e che sono di solito appunto attendibili. E allora, dicevamo, contiene ovviamente Vetiver di Haiti. Legno di cedro marocchino, patchouli, pompelmo, elemi, che per chi non lo conoscesse è una resina che si estrae dall'omonimo alberello e ha un sentore appunto un po' balsamico, sa un po' di pino anche, un po' di agrume, un po' fresco e non troppo. Pepe del Madagascar, nero, è l'ultima componente. Vi dico subito quelle di Terre d'Hermès, anche se non vorrei strutturare la review su questo tipo di confronto, però per vostra conoscenza praticamente quello che cambia, oltre al pompelmo, nelle note di testa il bergamotto, poi contiene le bacche rosa, il geranio, pepe generico, vetiver generico, benzoino e legno di cedro. Quindi forse benzoino e elemi possiamo metterli in similitudine, il pompelmo si aggiunge al bergamotto, quindi un qualcosa di più fresco ancora, poi c'è una parte più speziata e poi diciamo il geranio dà quel sentore un pochino, forse un po' terroso, anche se di Hermès alcuni dicono in Terre d'Hermès ci sia di terroso proprio poco, però un successone a confronto con un profumo invece molto di nicchia, che nell'essere di nicchia ha anche una sua nicchia ben precisa, perché comunque non è sicuramente uno dei più venduti. Io l'ho trovato interessante, per questo ve ne parlo, interessante in positivo. Perché secondo me non è un profumo da uomo, cioè secondo me io di solito non parlo mai di profumi da uomo e profumi da donna perché è un qualcosa di opinabile, per fortuna ci siamo lasciati indietro questo tipo di distinzione, però visto che è paragonato a un profumo, il classico, forse il più venduto ma il più venduto non sarà Acqua di Gio, però uno dei più venduti dei profumi da uomo, in questo caso per me è interessante invece come abbiano dato al vetiver una caratteristica di opulenza, ha una nota così usata e abusata anche come il vetiver sia riuscito Pier Montale a dare appunto questo sentore di ricco, come una volta ha detto una mia amica russa, sa di ricco. E quindi è bello da donna, non tanto da uomo, fa più contrasto forse con una donna e poi sto iniziando ad associare sempre di più per aiutare le persone che
non conoscono queste fragranze, a utilizzare tutti i sensi per riuscire a dare un giudizio, comunque a capire se possono essere delle fragranze che piacciono o no, sto iniziando ad usare i video. Infatti vi metto anche un link a questa canzone che secondo me incarna proprio il tipo di donna e il tipo di opulenza di cui si parla. E mi è piaciuto, quindi l'ho rivalutato. Pensate che all'inizio mi dava proprio di stomaco, l'ho spruzzato qualche mattina fa, perché poi non avevo, di tra tutte le fragranze di Montale non mi ero mai buttato a pesce su questa, lo ammetto, ma l'ho spruzzato prima di abbandonare le fragranze al vetiver, che appunto io, come nota, non impazzisco. E mi ha proprio infastidito, vi giuro, forse perché era mattina, forse perché avevo bevuto tanto la sera precedente, non lo so, però mi aveva proprio preso lo stomaco. E poi tra l'altro facendo il test della doccia, che lì in questo caso ero corso a fare la doccia perché mi dava proprio fastidio, l'avevo spruzzata anche tanto ed è intensissima a differenza di Terre d'Hermès, che comunque già non è proprio leggera. Non ne potevo più e non se ne va via, cioè comunque ha una, come dire, ha una forza intrinseca questa fragranza che pervade proprio tutta la stanza anche con un semplice spruzzo. E quindi l'ho rivalutata dopo alcuni giorni, perché all'inizio ho detto no, Dio, no, non parlerò mai di una fragranza del genere, anche se la tendenza è, almeno per me, a me viene più facile parlare delle cose che mi piacciono. In realtà mi sto sforzando in questo canale di parlare anche di cose che magari di primo acchito non mi piacciono, e proprio in questo modo riesco a scoprire, avevamo già parlato di questa cosa, delle fragranze che non vogliono piacere di per sé subito, ma che vanno rivalutate dopo giorni e giorni in cui le si sono provate. E questa secondo me è una di quelle. Ora non credo farà mai parte dei profumi che metterò io, però per quel tipo di donna di cui appunto vi accennavo prima, è una fragranza veramente intrigante, un accessorio, ecco, è un bellissimo accessorio da provare. Quindi, come al solito, spero che la review vi sia stata di stimolo per andare apposta a provare da una parte altri vetiver. Se volete provate Terre, ma non è proprio il caso, perché comunque credo anche che sì, l'architettura, l'impronta sia la stessa, però aggiungere al vetiver un'apertura di bergamotto e pompelmo è una cosa, aggiungere il patchouli un'altra cosa, in questa è presente il patchouli, quindi si fa sentire decisamente, quindi non sia un po' riduttivo associare queste fragranze. E poi secondo me hanno proprio due tipi di ispirazioni completamente diverse. Da una parte per Hermès l'evoluzione del concetto di uomo, e Hermès parliamo del 2006 per quella fragranza, più avanti, qualche anno più tardi, per questa invece, per sempre un denominatore comune che hanno tutte queste fragranze, visto che cercano sempre, o meglio, nascono da una ispirazione più del mondo, legata al mondo arabo, di opulenza, quindi ispirazione sicuramente e voglia di tirar fuori questo oro che sta nelle fragranze di Montale. E quindi, che dire, questa è la review su Montale, io vi saluto e ci vediamo presto con una nuova fragranza a base di legno. Ciao! My chain, it's my chest when I'm banging on the dashboard. My chain, it's my chest when I'm banging.